Ben ritrovato ad Antonio Romeo, parliamo del San Nicola Crista, buonasera. Grazie, Buonasera e buonasera a tutti. grazie per essere con noi. E allora, Grazie dopo, a te. come dire, dopo un girone d'andata anche importante, questo ritorno, diciamo, in frenata, e oggi arriva questa sconfitta con la Virtus Rosarno. Che partita è stata, ma soprattutto che momento è? E ti chiedo anche, essendo direttore e giocatore, come verrà utilizzato il tempo che resta da qui a fine campionato da parte del San Nicola da Crista in vista del prossimo, della prossima stagione? Ancora non possiamo pensare alla prossima stagione perché ancora mancano tanti punti per ottenere quella che è una salvezza matematica. Quindi ancora non siamo salvi e lotteremo, faremo queste 7 partite, come 7 finali, per fare poi alla fine i conti di una stagione che, come hai detto tu, abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Poi diciamo ci siamo un po' persi perché è stato pure un brutto periodo, per me Sì, personalmente, ma questo lo sappiamo. Diciamo che abbiamo lasciato stare anche per questo motivo. Era da un po' che non ci grazie, sentivamo. questo lo so. Però diciamo che adesso un po' col nuovo allenatore stiamo un po' cercando di costruire un qualcosa che parte da adesso in queste partite per poi a fine campionato tirare le somme e vedere come poter costruire al meglio la nuova stagione. Ecco. Quindi, insomma, comunque c'è la prospettiva verso il prossimo campionato, che ragionevolmente vi rivedrà in promozione. Sembra difficile che possa sfuggire questa salvezza. Ti chiedo anche se gli scontri che stanno per arrivare in qualche modo vi daranno grande motivazione, perché voi, ad esempio, dovrete affrontare tante pericolanti, ma anche le due contendenti per il titolo. E fare questo tipo di partita aiuta sicuramente a crescere. Aiuta, sì, ma è quello che noi vogliamo, infatti siamo pure contenti di poter affrontare le più forti in modo tale da far crescere tanto i nostri giovani in vista di un futuro, ma ripeto, ancora per noi saranno 7 finali perché ancora non abbiamo la matematica salvezza e poi perché è giusto tirare le somme alla fine. Comunque parliamo sempre di una squadra che è una matricola in campionato, quindi vogliamo tirare le somme alla fine per vedere dove siamo arrivati e cosa c'è di meglio da poter fare per il futuro. Perfetto, e allora Antonio, grazie, ben ritrovato e Grazie, ovviamente a grazie a voi. sentirci presto. Grazie, grazie, a presto. Grazie. Grazie, ringraziamo dunque Antonio Romeo.